eccessivo, perché questo Varese è stato un bel Varese, ha cercato sempre la strada del gol, non si è mai chiuso in difesa e soprattutto un gran bel primo tempo. Sì, esattamente così, però questo non mi rende felice. Sono contento della prestazione, però tre gol così, sei gol così non li possiamo regalare, perché tre sono quelli che abbiamo preso e tre sono quelli che abbiamo sbagliato davanti alla linea di porta. Noi che dobbiamo lottare punto su punto non possiamo concedercelo, specialmente quando veniamo a giocare contro grandi squadre come il Bologna di oggi, che ha delle individualità incredibili. Quello che mi lascia contento, appunto, ci siamo giocati alla pari, secondo me non solo nel primo tempo, perché anche nel secondo tempo sull'1-0 abbiamo cercato di giocare, ci siamo riusciti a tratti, li abbiamo messi in difficoltà e hanno segnato solo su una palla inattiva, anzi hanno segnato, fatto due gol su una su palla inattiva, una nostra e una loro. Infatti sì, il secondo gol è su un rimpallo che ha favorito il loro attaccante, il terzo gol su un'uscita forse avventata di Bastianoni. Esattamente, però non vorrei dare colpe a Bastianoni su quello che abbiamo preso, l'errore è collettivo, non dobbiamo prendere le ripartenze sulle nostre palle inattive, anche se perdere 2-0, perdere 3-0 non cambia niente, però in quel momento sul 2-0 non ci credevamo ancora di poter mettere in piedi la partita, sul 3-0 invece si è chiusa. Mister, mi permette la battuta, forse è la giornata meno indicata oggi per venire qua a Bologna, perché grande entusiasmo, 20.000 persone, la nuova presidenza, una squadra anche forse galvanizzata da questo Bologna. Sì, ma queste non devono essere alibi, noi dobbiamo giocarci la nostra partita contro chiunque, ogni domenica qui qualcuno può comprare una società, se ogni volta ci capita che comprano quella con cui andiamo a giocare, cosa facciamo? Ah, non deve essere assolutamente un alibi, un grande Bologna ma anche un grande Varese secondo me, è per questo che sono arrabbiato. Se non sbaglio, per lei era la prima volta qua a Bologna come allenatore, insomma, un grande stadio, un grande ambiente, una squadra da Serie A. Assolutamente sì, una squadra da Serie A, già pronta secondo me per la Serie A, un ambiente da Serie A, uno stadio magnifico, insomma tutto bello tranne il risultato. Grazie mille mister. Allora, è venuto oggi il tuo esordio col Varese, purtroppo non è andata come speravi, come tutti speravamo. Sì, sono contento per l'esordio, purtroppo il risultato ci penalizza secondo me in modo eccessivo. Il primo tempo abbiamo avuto due o tre palle per andare in vantaggio e non siamo riusciti a segnare e loro hanno fatto questa azione, penso l'unico tiro in porta del primo tempo, sono riusciti ad andare in vantaggio. Poi il secondo tempo è stata una partita un po' strana, abbiamo giocato la nostra partita e appunto sono venute queste due occasioni e sono riuscito a fare altri due gol. Però penso che abbiamo fatto una buona partita. Nonostante i tre gol subiti, comunque il Varese è stato sempre in partita, sono state diverse le occasioni create. Sì, come ho detto, il primo tempo abbiamo avuto due o tre palle appunto per andare in vantaggio, e però il calcio è così, guardiamo avanti, guardiamo la prossima partita, il campionato è lungo, appena iniziato, quindi positivi. Ecco appunto, la prossima partita, Varese ancora contro un'altra grande squadra. Sì, ma sono un po' tutte squadre difficili da affrontare, la Serie B è un campionato molto equilibrato, quindi ogni partita è una storia a sé e noi come tutti i sabati cercheremo di entrare in campo per vincere la partita. Come ti sei trovato sulla sinistra? Ma abbastanza bene, io posso coprire diciamo un po' tutti i ruoli della difesa, ho già giocato in quella posizione, quindi non ci sono problemi. Bologna, hai trovato l'avversario che ti aspettavi? Ma sì, penso di sì, loro sono una grande squadra e sono appena retrocessi, hanno mantenuto quasi tutto l'organico della Serie A e quindi sono ovviamente i favoriti per vincere il campionato. Noi comunque penso che oggi abbiamo fatto la nostra figura, abbiamo fatto appunto il primo tempo, abbiamo fatto la partita e purtroppo non siamo riusciti ad andare in vantaggio, guardiamo avanti. Falcone, allora un commento su questo risultato un po' pesante forse vista la partita. Sì, alla fine è stato pesante perché abbiamo perso 3-0, però secondo me è stato buono l'approccio, abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto un paio di occasioni il primo tempo. Purtroppo abbiamo finito in svantaggio il primo tempo. Poi il secondo tempo, secondo me, abbiamo avuto un calo, però secondo me è stato un approccio importante quello che abbiamo avuto oggi. Era come l'avevamo preparata e purtroppo è finita male. Bettinelli era un po' arrabbiato per gli errori individuali che ci sono stati sui gol, chiaramente. No, siamo anche noi un po' arrabbiati, però con la consapevolezza che comunque abbiamo messo in difficoltà una squadra importante e secondo me c'è delle cose buone, oggi dobbiamo ripartire e andare avanti la prossima Bari e vincere in casa. Peccato, forse sono pesati, no, quei due errori sotto porta. Sì, se poi va a vedere se si faceva gol sicuramente si stava parlando di altro, però noi ci siamo arrivati, purtroppo la palla entra o non entra e in
questo caso non è entrata. E niente. Un solo punto in trasferta, qual è secondo te il problema? No, il problema non so dirti qual è. Sicuramente i dati dicono che in trasferta subiamo molti gol e non facciamo tanti punti. E secondo me è una delle cose che dobbiamo migliorare. Infatti giorno dopo giorno noi lavoriamo per questo, si sa. Speriamo che la prossima trasferta andrà diversamente.